Mister, arriva il Renate a Rigamonticeppi del trittico di partite difficilissime. Questa è la seconda, però intanto 3 punti sono in cascina. Forse questa è la più difficile, però, delle tre. Sono tutte difficili, ma il Renate è veramente una rivelazione di questo campionato. E stanno bene, noi giochiamo in casa e dobbiamo cercare di portare punti pesanti per la nostra classifica e soprattutto fare davanti ai nostri tifosi una grande prestazione. In teoria bisognava fare almeno 3 pareggi, questi 3 punti ci sono già e sono già in saccoccia, però io non credo che lei sia contenti di questa vittoria a Carrara e rinunci a far punti contro Renate e Pontedera, insomma, sono due squadre forti ma non imbattibili, come ha insegnato la Carrarese. No, rinunciare significa non scendere in campo, non si rinuncia a niente, si va avanti. Anzi, la fame, come si dice, viene mangiando, noi dobbiamo mangiare l'erba tutte le partite, dobbiamo dimenticare sempre quello che abbiamo fatto nel bene e nel male e ripartire. E domani sarà una partita difficile, ma sarà difficile anche per loro, perché voglio vedere i miei ragazzi concentrati, affamati, con grande spirito di sacrificio e avere l'obiettivo finale che è quello dei 3 punti. Poi la prepariamo tatticamente, ma nell'atteggiamento voglio vedere questo dei ragazzi perché giochiamo in casa e dobbiamo in casa sicuramente mettere la nostra impronta importante e trascinare il nostro pubblico per 90 minuti con una prestazione importante. Anche sul Garda si è visto un Borlecco che probabilmente avrebbe meritato almeno il pareggio e dunque poi giocarsela per il passaggio del turno. È cambiato tutto dalla partita con la Juventus. Cos'è successo? Ma credo che bastava un episodio ai ragazzi per cercare di fargli capire che comunque ce la possiamo giocare con tutti, senza mantenendo la nostra, ripeto, la nostra filosofia, e magari quel gol allo scadere di Riccardo ha fatto scattare un po' quella scintilla di positività, di energia positiva che i ragazzi poi stanno continuando a mettere in campo. L'unico ostacolo che si può incontrare è quello di pensare che stiamo facendo bene e ritornare ad appiattirsi. Invece dobbiamo avere la consapevolezza che i ragazzi stanno lavorando bene, che è cambiata un po', tra virgolette, anche la mentalità, ma bisogna sempre tenere il pericolo sotto controllo perché è lì, dietro le spalle. Dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo lavorare sulla nostra mentalità, dobbiamo migliorare ancora tanto e questo è l'atteggiamento che voglio vedere, senza pensare a quello che è stato fatto, perché dico sempre ai ragazzi, non dimentichiamoci le sconfitte, perché è i malumori nello spogliatoio, perché quello ti deve far capire che non vogliamo ritornare a vivere quelle sensazioni. Poi per carità, diciamo, non è che potremmo vincere tutte le partite, ci mancherebbe altro. Però avere sempre quella voglia di riscatto, quella voglia ed essere gelosi nel conquistare anche punti in classifica e salire le nostre posizioni, perché altrimenti il malcontento, altrimenti il rammarico è doppio. Mancheranno Bastrini, malgrati, per cui una difesa tutta da inventare e la difesa, insomma, è un reparto molto importante di questa e di tutte le squadre della Serie C. No, Bastrini non so se non ci sarà, ancora è da valutare, io spero di vederlo domani in campo. Malgrado il capitano è squalificato, per noi è un giocatore importante, però come dico sempre ragazzi, chi lo sostituirà sicuramente farà una grande partita. Ho massima fiducia nei miei ragazzi, anche se giocherà un altro che ha caratteristiche diverse, ma l'impegno e la voglia non deve far mancare. Deve far sì che non manchi l'assenza di malgrado. Grazie.